Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come fare questa transizione wipe, ossia frusta, come avete visto appunto nella preview. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho già aperto Premiere, ho importato le mie due sequenze. La prima cosa che andiamo a fare è innanzitutto portarci in mezzo alle due sequenze, proprio nel taglio. Poi andiamo qui su nuovo elemento e andiamo a fare un nuovo livello di regolazione. Lasciamo impostato 1440x1080, 25 fotogrammi per secondo. Facciamo ok. Dopodiché prendiamo il nostro livello di regolazione e lo andiamo a posizionare sopra ai nostri due filmati. Ora quello che dobbiamo fare, rimanendo sempre al centro, tenendo schiacciato Shift sulla tastiera, ci spostiamo con le frecce a sinistra di 1, che sarebbero 5 fotogrammi, e lo andiamo a regolare appunto a 5 fotogrammi. Torniamo a 0 e ci spostiamo verso destra invece di 2, sempre tenendo schiacciato Shift, che sarebbero 10 fotogrammi, scusate, e andiamo a regolare così il nostro livello di regolazione. Ora selezioniamo il livello di regolazione, andiamo su effetti, come primo effetto andiamo a mettere scostamento, quindi scostamento in sotto distorsione, lo prendiamo e lo portiamo sopra alla nostra livello di regolazione. Quindi ora sotto le opzioni di scostamento, ora ci spostiamo un po' in avanti, adesso ce l'abbiamo a 720 e noi dobbiamo andarlo a spostare. Praticamente, come vedete, se si sposta ci replica il video, e noi lo andiamo a mettere a meno 720, praticamente gli facciamo fare un giro completo. Spuntiamo il marcatore, ci spostiamo in qua verso l'inizio del nostro livello di regolazione e andiamo a fare ripristina, praticamente ce lo mette a 720. Ora prendiamo i due marcatori, mettiamo uno all'inizio e uno alla fine del nostro livello di regolazione. Alla fine il risultato per adesso è questo qui. Ora andiamo a inserire un altro effetto, ossia sfocatura direzione. Andiamo a scrivere sfocatura direzione, vedete qui sotto sfocatura e contrasto, andiamo a prendere e la portiamo sempre sopra il nostro livello di regolazione. Questa la portiamo a sotto lunghezza sfocatura, ci mettiamo 2,50, come vedete ci sfoca tutto il nostro video, e sotto direzione invece mettiamo 90 gradi, in questo modo, per ottenere questo senso di movimento. Una volta impostati i parametri, rimanendo in mezzo alla nostra sequenza, cioè fra un video e l'altro, andiamo a spuntare il marcatore di lunghezza e sfocatura. Dopodiché ci spostiamo all'inizio della sequenza e facciamo ripristina, quindi ce lo riporta a 0. Ci portiamo alla fine della nostra sequenza e anche qui andiamo a fare ripristina in modo che ce lo riporti a 0. E questo è già, vedete, la preview della nostra transizione. Ora andiamo ad applicare l'ultimo effetto, che è praticamente un effetto posterizza, che serve per dare un po' più di contrasto e luce a questa sfocatura, che così è un po' troppo piatta. Quindi andiamo in effetti, scriviamo posterizza, sotto stilizzazione, prendiamo, lo mettiamo sopra il nostro livello di regolazione, come vedete ce l'ha modificato in questo modo, sempre in mezzo alle nostre due sequenze, i nostri due video,
andiamo a impostare un valore di 20, 25, 25, io direi che così vada bene. Mettiamo il nostro marcatore, ci spostiamo all'inizio della sequenza e andiamo a mettere 2,55. Stessa cosa alla fine. Ci portiamo sugli ultimi marcatori e andiamo a impostare 2,55. E questa è la nostra transizione finita. Come vedete, dà questo effetto di frusta molto carino. Ora l'unica cosa che dobbiamo andare a fare è andare a impostare i marcatori in modo da rendere un po' più fluido l'attacco e lo stacco di questo effetto. Quindi ci portiamo sempre qui, selezioniamo i primi tre marcatori in modo che diventino tutti e tre blu, tasto destro del mouse, interpolazione tempo, andiamo a mettere uscita graduale. Ora andiamo su gli ultimi tre, selezioniamo e andiamo a mettere invece, sempre interpolazione tempo, facciamo ingresso graduale, mentre i due al centro mettiamo curva automatica, in questo modo, in modo che ci renda un po' più dolce l'inizio e la fine del nostro effetto. Ora, qualora volessimo andare a salvare questo effetto, questo tipo di transizione, onde evitare magari in un altro video di tornare a rifare tutta questa procedura, possiamo, tenendo selezionato appunto il nostro livello di regolazione, andiamo a selezionare i nostri tre effetti, tenendo premuto Command sulla tastiera, vedete, li selezioniamo, facciamo tasto destro del mouse e facciamo salva predefinito. Qui lasciamo scala in modo che magari in un altro video non ci serve più lunga la transizione, se noi qui adesso lo andiamo a allungare, vedete, i marcatori rimangono indietro, cioè non rimane la nostra sequenza, è questa e qui non fa più nulla. Quindi, andando a selezionare scala, noi qualora lo dovessimo usare, se lo andiamo ad allargare o ad accorciare appunto il tempo di questa transizione, lui automaticamente allargherà o accorcerà i marcatori a seconda della nostra esigenza. Io qua mettete il nome dell'effetto, io ho messo wipe, dopo voi mettete appunto, magari se volete identificarlo in un altro modo, io adesso non lo salvo perché ce l'ho già salvato. Dopodiché, se andate in predefiniti, vedete che qui vi trovate il vostro effetto. Quindi, se io vado a eliminare questo, torno a mettere il livello di regolazione, vado in effetti, gli metto questo effetto, l'unica cosa che dobbiamo andare a fare è, in mezzo alle due sequenze, andare a spostare questo in modo che da determinargli quale sia il mezzo, ma il resto, vedete, rimane sempre uguale. Quindi il vostro effetto, e se andiamo a accorciare, automaticamente ci accorcerà il nostro effetto, e così via. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video, commentate per qualsiasi cosa, visitate il mio sito www.studio-72.net e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!